faccio vedere il tempo. Questo è l'inizio della nostra uscita di oggi, partiti con 30 gradi dalla pianura in mezze maniche, senza giubbini, senza ombrelli, senza niente. Non abbiamo niente. Quello che sembrava impossibile è in realtà la giornata, che era iniziata pessima. La giornata era cominciata molto male, però come sempre capita quando uno è temerario, la fortuna aiuta gli audaci, gli viene incontro. Quest'anno siamo intanto al 30 luglio. Andiamo ancora dentro alla caverna dello Chiazon, perché l'anno scorso la Chiara, lei, seguitemi, non c'era. E quindi questo è un buon motivo per portarla con noi. Inoltre abbiamo portato del materiale d'armo, perché vorremmo riuscire ad arrivare al fondo dove c'è il laghetto ghiacciato. È tutto da verificare, perché con l'innalzamento delle temperature il ghiacciaio interno è calato drasticamente. La situazione potrebbe essere anche pericolosa. Quindi facciamo le valutazioni del caso e vediamo. Fin qua. Ok? La Chiara vuole fare una dichiarazione? Ma non è che guardare se va la luce. Bene. Passate sotto. Via. Sotto. Adesso altrettanto. Fai la prova. Altrettanto uno fa con me. Vai. Vai qua su a destra. Ok, Chuck si gira, armo principale sull'albero, frazionamento sull'albero e subito sotto dovrebbe già essere gli attacchi. Ma è quest'anno di ghiaccio, ne troviamo meno dell'anno scorso. Sento il calore del dissensore che mi arriva in faccia. Vedrà che sta sfregando la corda secca. Sarà meglio che lo tolga rapidamente. Io che mi ha ustioni. Libero! Questo volevamo vedere noi. Ok, siamo arrivati sul blocco di ghiaccio. Non me adesso. Quell'altro ce l'hai, te chiaro ce l'ha lui. Ok. Tirami fuori quell'altro, per favore. Fuori sta piovendo di brutto. Proprio un temporale di quelli grossi. Non solo, ci sono anche dei lampi e tuoni che illuminano ogni tanto la grotta.
con un che di spettrale, e non sappiamo neanche esattamente come funzionano i fulmini e gli omini appesi sulle corde, com'è la dinamica. Perché è vero che Erasmo dice sei sospeso nel vuoto, ma la corda è completamente bagnata, Erasmo, fa da conduttore. Hai presente? Quindi forse, forse è meglio aspettare che i lampi, perché io non sono molto pratico di elettronico, però secondo me mi dispiacerebbe fare da messa a terra. Lì non si sta in piedi. Ok, l'altra volta lì siamo sesi leggermente a gattoni, perché comunque era... Ah, ok, un po' reale, qui sta piovendo di brutto. Qui siamo al coperto, però vediamo l'acqua e sentiamo... Ci sono 40 gradi, infatti. Non solo, qui ci sono almeno 0 gradi. Ok, sono appeso dopo aver faticato un attimo perché non ho i ramponi. Mi appresto a scendere sotto dove c'è Erasmo. Da qui, in questo corrimano. Adesso vado giù. E come potete vedere si vede già il ghiaccio. Se ne è sciolto molto di più dell'altra volta. Proverò a tenere la telecamera accesa. Senti il rumore della pioggia, no? Il rumore di quelle piogge costanti che durano fino a sera. Sì. Così a occhio, direi. Sembra una pioggia, però non ci sono più i lampi e i tuoni, quindi... non è male, dai. Mi preoccupavano di più le lusnate attaccate alla corda che uscire bagnato fradicio. È un tipo di ricarica che non ci tengo. Guardate che due piedi da... bello glaciale professionista rispetto ai miei 5 euro al mercatino dei militari che mi ha spacciato come il tipo uso l'esercito. Stiamo facendo un artificiale per poter bypassare la parte che si sciolta e andare direttamente sul ponticello di ghiaccio. Ok, siamo passati di là, stiamo camminando sul ghiaccio. Quanto è lunga la corda? Non sappiamo, ci guardiamo, guardaci, non mi ricordo. Sì, perché là non è bellissimo, si assottiglia parecchio. Guarda questa rimanenza qua. Che viene. L'ultimo pezzetto là si dovrebbe riuscire ad andare giù. La Chiara passeggia nervosamente avanti e indietro, ha un principio di congelamento. Thank you.
No, addirittura Tai Chi, no, non mi eccita questa cosa qui. Fare i pugni con sguardo tratto. Cioè sta facendo Tai Chi Erasmo, per scaldarsi. Dare i pugni con sguardo irato. Perché? Serve a scaldarsi? Sì. Ok, Erasmo inizia a scendere nell'oscurità dei ghiacci. Il socio Erasmo inizia a calarsi e ci dirà che cosa ha trovato giù, e io e la Chiara decideremo se scendere. L'uomo del Similao, la donna del Similao. Un'altra posizione di Tai Chi. Ah no, si tira sui pantaloni. Vado. Vai, va. Adesso illuminiamo la sua discesa. Bello? Ma se avevi la GoPro, pensa. Il coltello nella piaga. Dopo ci guardi. Puttana la misera, che bello. Cioè che bello, che strano. Non bello, strano. Pieno di blocchi di ghiaccio che si staccano da su, sono peggio dei sassi. Ma che bella quella, quel bevaio che è sulla testa. Dato il libero. Libero! Ah, vedi che c'è il laghetto. Ma guarda che blocco che si è staccato, Erasmo. Quello è un bel blocco, eh. Guarda che frane che hai sulla testa, che sassoni incastrati. Sono armata anche. Che cazzo sei? Qua. Ah, qua. R.
Allora, questo è il passaggino di prima, che non si sentiva assolutamente l'acqua. Adesso c'è una cascata d'acqua che scende. Non so se sentite il rumore. Questo è solo un assaggio di quello che ci aspetta per risalire esternamente, perché dovremmo risalire completamente tutto l'acqua. Però c'è di buono che non tirano più, non ci sono più danni, fulmini. Andiamo a scendere. Vai, Erasmo è già risalito, quindi posso proseguire qua, Erasmo. Ok, qua. Bene, sono rimasto per ultimo. Sta piovendo di brutto. Sta anche aumentando, non sta solo piovendo di brutto. Sta anche aumentando. Mi porterò fuori il trapano qua. E quei due sacchi lì li tiriamo su dopo. Ecco, appunto. Appunto, appunto. Sta anche tirando il tuono. Così farò da parafulmini. Dopo aver perso per più di 3 ore la mia GoPro, che davo ormai per sperduta nei meandri del ghiaccio, del ghiacciaio, la Chiara con mossa abile l'ha ritrovata e adesso sto filmando la Chiara che sta uscendo. Sta diluviando, siamo bagnati fradici, anche infreddoliti, però abbiamo raggiunto il fondo della grotta, quasi in fondo al lago. Ok, adesso ci aspetta l'uscita sotto un acquazzone temporalesco. Questo è il buon Massimo che sta riorganizzando i materiali. Dopo abbiamo da portarci su un bel po' di peso, dei sacchi, la roba, il trapano, tutte le robe più pesanti. Fuori, siamo fuori. Come previsto, piove di brutto. Ma di brutto, eh? Non è che gocciola. Piove proprio, abbiamo smesso di piovere, fai venire sotto, wow, era dietro che arriva, wow, che figata, era romantico, ma vaffanculo, va, cioè, non bastava l'acqua presa. Guarda, il telo termico è un buon conduttore di fulmini. D'altra parte siamo coperti di ferramenta. Sì, ma non so se è una bella idea.